Ricordate la scena? Lui la prendeva, così la sollevava e facevano questi balli proibiti. Davvero un bel ricordo, quello di Dirty Dancing. Allora, cari amici, oggi è giovedì e allora che cosa accade il giovedì a Radio Blue Point? Accade una cosa molto semplice, che abbiamo il nostro ospite Remo Fontana, al quale diamo il benvenuto. Buonasera, come sempre, Maria Letizia. Buonasera a tutti voi radioascoltatori e diciamo così anche telespettatori, visto che stiamo in diretta. Li possiamo chiamare social spettatori, io non so se sia un termine giusto. Ce lo mettiamo noi. Ce lo inventiamo, benissimo. Allora Remo, diamo l'argomento di questa puntata. Allora, io come l'avevo annunciato, perché chiaramente sono ospite, chiedo ai padroni di casa quando voglio trattare, ho intenzione, per meglio dire, trattare un argomento, dico ma può andare questo, propongo, e poi non mi hanno detto mai di no. Sono stato io che avevo proposto altri argomenti, ma all'ultimo momento ho detto no, Maria Letizia, se sei d'accordo parliamo del, chiamiamolo fenomeno, fra virgolette, non è un fenomeno, degli incendi boschivi, la piaga degli incendi boschivi, che stanno purtroppo, come ogni anno, anche quest'anno, per vari motivi che adesso vedremo, stanno interessando un po' da un capo all'altro la nostra carissima, amata e martoriata Italia. Italia, non c'è pace in questo paese. Assolutamente. Sia no. Per i problemi della siccità e poi adesso questo fatto degli incendi, anche a giugno c'è stato quell'incendio mastodontico in Portogallo con tantissime vittime, e però anche noi in Italia, come ogni anno, ci troviamo sempre a dover risolvere gli stessi problemi in estate, vero Remo? Ma chiaramente sì, il Portogallo, vediamo che spesso ci sono mega incendi in California, ad esempio, no? E ricordo, se non erro, qualche anno fa, se ricordo bene, addirittura la casa di Schwarzenegger fu che abitava lì, non so se addirittura all'epoca era addirittura il governatore della California, perché per un periodo è stato governatore, quindi insomma è lì, veramente sono incendi che durano giorni e giorni perché ci sono foreste immense, eccetera. Però io vorrei stringere, per così dire, il focus, Andiamo al campo alla nostra nazione, alla nostra Italia. E con questo io vorrei rammentare, tanto per non andare tanto indietro nel tempo, quello che è accaduto già l'anno scorso, nel 2016, in particolare in Sicilia, dove da un capo all'altro, da Palermo a Trapani, Agrigento e così via, è letteralmente andata a fuoco mezza Sicilia, per non dire quasi tutta. E chiaramente lì sono stati, come sempre, danni, in questi casi sono stati danni ingenti, danni alle colture, rischio per la popolazione, perché poi non c'è soltanto la questione del fuoco, ma abbiamo anche il fumo che inquina, eccetera eccetera. Allora, stringendo ancora di più, noi ci avviciniamo alla nostra regione, che è Lazio, e il Lazio in questi giorni, anche nei giorni passati, già da giugno, le strade, le periferie, le strade consolari di Roma sono state interessate da vastissimi incendi, quindi con difficoltà anche per la circolazione stradale, ma anche e soprattutto incendi che in molti casi lambiscono le abitazioni, creano problemi per gli animali selvatici, per gli animali d'allevamento e così via. Allora, e poi stringendo ancora, allora si parla. Dunque, in un giorno di giugno scorso addirittura ci sono stati, sembra, 130 incendi nel comprensorio di Roma, e diciamo, le cronache riportano che attualmente ne scoppiano circa 100 al giorno, parliamo sempre intorno a Roma. Civitavecchia, quindi stringo un po' alla nostra città. Civitavecchia, dove... scusami se intervengo, siamo sempre nelle solite zone, cioè ci sono, esatto. Non passa un'estate se non c'è
un incendio alla zampa d'agnello, per esempio. Ma, diciamo delle che zone sono, caratteristiche, vero? Sono le nostre zone, fra virgolette, boschive, o comunque le nostre zone a verde, per meglio dire, per cui chiaramente accade questo. Allora, però quello che volevo dire, quindi stringo un attimino a Civitavecchia, abbiamo avuto già dei vasti incendi nuovamente in quelle zone lì, quindi Campo dell'Oro, Zampa d'Agnello, ultimamente su Abraccianese Claudia. Stamattina ne era ripartito uno sulla Abraccianese Claudia nei pressi delle vicinanze della discarica, e quindi poteva essere veramente un pericolo, perché se arrivava qualche cosa alla discarica e si incendia la discarica, immaginiamo i fumi che ne escono e l'inquinamento che ne può uscire fuori, diossine e altri inquinanti vari. Fortunatamente una pattuglia della polizia locale ha avvistato questo incendio, sono stati allertati i vigili del fuoco, che poi oggi c'è tutta un po' una trafila particolare, perché la chiamata ormai da tempo non è più diretta con Civitavecchia, dove abbiamo una caserma a passo, ma deve tutto passare da Roma, e Roma poi richiama qui e quindi dispone il movimento. Quindi anche per chiamare i vigili del fuoco è sempre il 112? Allora, no, i vigili del fuoco è il 115, oppure proprio l'allerta incendi è il 1515. Cioè è rimasto ancora il numero indipendente? Poi il 112 è sempre il numero generale, che chiaramente... Ho capito. Va bene, però il 1515 poi è prettamente il numero per gli incendi boschivi, eccetera. Allora, un'altra cosa che io vorrei evidenziare, ed è importante dire, che gli studi, gli esperti, non lo dico io, ma lo dicono gli esperti, ritengono che, questo ormai è provato, è certo, che, perché molto spesso si dice fa caldo, l'autocombustione, beh no, l'autocombustione è data come un fatto estremamente raro, quindi rarissimo. Quindi tutti gli incendi, per lo più la maggior parte degli incendi, sono dati o per sbadataggine, scusate il verbo messo male, sbadataggine di socialità delle persone, che magari buttano un mozzicone di sigaretta in un prato ormai secco, quindi negli arbusti, o un fiammifero o qualcosa del genere, o accendono un fuoco in campagna senza le dovute accortezze, se no tutto quanto avviene, e specialmente poi in determinate regioni, perché le mafie, io dico le mafie perché le mafie sappiamo che sono più di una, non ce n'è una sola, le mafie, la criminalità in genere e la criminalità organizzata, perché ci stanno, c'è un motivo prevalente, quello di tentare di edificare. Poi vedremo pure che ci sono le normative comunque che dicono alcune cose, no? Allora Remo, ci fermiamo un attimo perché abbiamo fatto un quadro generale. Certamente. Delle problematiche legate agli incendi, adesso negli interventi successivi andiamo un po' più nello specifico. Ti tolgo la parola perché la pubblicità incombe. Benissimo. E noi di fronte alla pubblicità ci inchiniamo, perché ecco quello che dà la vita a tutte le emittenti private: noi non abbiamo canone, quindi ben venga la pubblicità. Benissimo. Quindi a tra poco. Svegliate allegre e senza pensieri anni 60. Impegnate e corta anni 70. Frizzante e leggera anni 80. Invito, ok? Oppure il corpo attuale e moderno. Allora, io invece mi sono tolto dalla sedia perché il mio stabilimento le tue risponde. E quindi allora ci sgracchiamo un po'. Giustamente. Io invito, mando sempre inviti. Ampia sala per feste e compleanno. Invitiamo gli amici a collegarsi. Le Dune, Sant'Agostino, telefono 338-2234-288. Lettini e ombrelloni a 3,50 € al giorno. Le Dune a Sant'Agostino, dove l'estate inizia prima, ma finisce dopo. Ci trovate sulla pagina Facebook Le Dune. Civitavecchia, Tarquinia, Solfa, Lumiere, Santa Marinella. No, non recepiamo l'Atlante, ma sono i posti dove riusciamo a dare qualcosa in più. Un servizio eccellente nella compravendita di immobili residenziali e commerciali. Tecnoedil, consulenze urbanistiche, valutazioni immobiliari gratuite, disbrigo, pratiche e formalità.
Tecno Edil, il servizio eccellente, via Giacomo Matteotti 60, Civitavecchia. Mail immobiliaretecnoedilsrls@gmail.com, telefono 0766 503640 o 338 7308 041, anche festivo. Perché l'autocombustione ci vuole una lente nella quale filtrano i raggi del sole. Poi lo diciamo, non voglio svelare niente anticipatamente. No, se no magari. Al limite c'è un vetro rotto, entra il raggio del sole e fa l'autocombustione. Sono casi rarissimi. Per incendiare un bosco, delle sterpaglie, bisogna raggiungere una temperatura molto elevata che praticamente si ritiene che sia estremamente rara e casuale che possa accadere. Ma parliamo anche dei posti dove magari il clima è più caldo del nostro. È più caldo, certo. Bene. Adesso rientriamo dopo questo pezzo di Elisa. Eppure sai, Remo, una volta ho avuto il piacere di intervistare dei vigili del fuoco e ho chiesto loro che cos'è più pericoloso, l'acqua o il fuoco. Mi hanno detto l'acqua. Perché l'acqua secondo loro è una cosa incontrollabile, un'inondazione, un'alluvione arriva e non c'è modo di arginarla, al contrario l'incendio per loro è di più facile controllo. Quello è un altro argomento, ovviamente l'acqua fa paura, l'acqua è... Per i vigili del fuoco è più pericolosa l'acqua. È intrattenibile. Sembra strano, no? Che l'acqua, che invece a livello di poter controllare, sono gli elementi della natura che sì. Fanno. Grande artista, una musicista incredibile, compositrice, insomma siamo orgogliosi in Italia di avere anche delle donne che fanno musica ad alti livelli. Questa era Luce, ma a proposito di luce, il fuoco dà luce, Remo? Sicuramente. Però sì. Insomma non è proprio quello che desideriamo quando siamo in pericolo. Allora, dicevamo di questi incendi dove abbiamo accertato che non c'è l'autocombustione. Ma abbiamo detto che sono casi estremamente rari, per cui diciamo che non c'è. Ma un altro fattore che poi ne è sicuramente la prova è che in praticamente in tutti questi casi, compresa i recenti incendi di Civitavecchia come quelli di Roma o quelli della Sicilia,
dell'altro anno, addirittura si parlava nel giro della giornata di 80 focolai accesi praticamente contemporaneamente. È anche strano questo, la contemporaneità. E questa è la prova che c'è la mano dell'uomo. E soprattutto, e questo è accaduto anche negli ultimi incendi, che spegni un focolaio e te ne parte un altro un'altra parte. Oh, poi in genere tutti questi incendi vengono sempre, chi lo fa ne approfitta di un particolare clima. In genere il clima è piuttosto siccitoso, come abbiamo quest'anno, comunque un periodo, un mese siccitoso. Ed in più si approfitta del vento. In genere appiccano gli incendi quando c'è il vento, o lo scirocco, la tramontana, qualunque vento, e di solito viene sempre fatto in modo che si accende dalla parte dove praticamente tira il vento, cioè verso la boscaglia o comunque le sterpaglie, non contro vento, ma dove tira il vento, e quindi proprio con l'intento di fare il più danno possibile, quindi rendere, perché le fiamme anche di sterpaglie, io ho visto l'altro anno quello di San Liborio, era spaventoso perché fiamme enormi, fiamme di me, poi il vento l'alimenta, quindi partono delle lingue di fuoco che sono pericolosissime anche per chi, mettiamoci, anche chi opera e chi deve andare a spegnere. L'incendio di Santa Marinella di qualche giorno fa, dalle notizie che ho avuto, sono stati utilizzati 3 e 4 elicotteri e un Canadair. Quindi poi difficoltà per le autostrade, per le strade, eccetera, eccetera. Beh, certo, ecco. Perché non sempre i vigili del fuoco riescono a raggiungere la località dove si è sviluppato l'incendio. Diciamo quasi sempre è difficile raggiungere dalle strade. Esatto, quindi si utilizzano quei mezzi. Poi mettiamoci che c'è anche un altro problema, anzi, negli indiziati, quelli che ho detto prima, quindi mafie, criminalità organizzata con intento di urbanizzare, oppure addirittura lo fanno anche a volte i contadini, poi magari o di proposito o meno il fuoco sfugge per bonificare i campi e quindi renderli più fertili per la semina, per l'agricoltura, oppure lo fanno i pastori per rendere poi ricrescere le betta fresche e quindi per ricreare le condizioni per il pascolo, no? Diciamo che questi sono. Però sembra che in alcuni casi, come è successo l'altro anno in Sicilia, alcune regioni, perché poi il compito della salvaguardia dei boschi eccetera delle regioni, assumano anche a tempo temporaneo per periodo estivo dei cosiddetti operai forestali che in alcuni periodi dell'anno, magari in misura ridotta, avrebbero il compito di fare attività di prevenzione. Quindi attività di prevenzione significa è quella dove si dovrebbe puntare, è quella di pulire i boschi, tutto quello che quindi, però farlo nella stagione non estiva. Addirittura si parla anche, gli esperti dicono pure fuori stagione, questi forestali, questi addetti, di dare fuoco alle ramaglie in determinate condizioni proprio per pulire, no? fatto proprio di proposito, certo. a mo' di prevenzione. Però sembra pure che, soprattutto questo sembra sia accaduto l'anno scorso in Sicilia, perché sono svariate di migliaia queste forestali, abbiano avuto un qualche contenzioso con le regioni a livello di assunzioni, licenziamenti o meno, e si era parlato, questo col beneficio di inventario ovviamente, che anche qualcuno di questi forestali, da non confondere con la ex guardia forestale, abbiano contribuito ad appiccare qualche incendio.
Oh, poi c'è un altro discorso. Questo ci preoccupa un po', caro Remo, perché se sbagliano loro che sono gli addetti ai lavori. Ma sembra, io ripeto, sempre con beneficio di inventario, che l'abbiano fatto in qualche caso di proposito. Ora poi non so se c'è il discorso. Ora le lamentele di questi operai sono che non avrebbero attrezzature, in alcune regioni praticamente non hanno assolutamente attrezzature. Sembrerebbe che riescano a utilizzare solo, siano dotati solo di scope per battere sulla sterpaglia e quindi spegnere i fuocherelli, insomma i primi, e non avrebbero neanche, come accade spesso pure per le forze dell'ordine, addirittura il carburante per muovere i mezzi, oppure i mezzi antincendio non siano revisionati o adatti. E questa è l'ultima, questa è una nota dolente, l'ultima documentazione che ho cercato di reperire in giro, quindi ci stanno anche questi fattori. Poi l'altro fattore qual è? Noi avevamo la Guardia Forestale dello Stato, che era prettamente dedicata, prettamente deputata proprio ai compiti di salvaguardia delle foreste, eccetera. Ora siamo, io presumo e spero, in un periodo di transizione, in quanto, come tutti sappiamo, recentemente è stata accorpata con l'Arma dei Carabinieri. Oh, io leggevo, prendo sempre per con beneficio di inventario, che in qualche regione addirittura gli elicotteri che la forestale aveva in dotazione quest'anno non siano stati autorizzati, proprio perché c'è questa sorta di accorpamento, e probabilmente sembra in alcune regioni c'erano delle convenzioni, ecco, con la forestale, che non siano ritenute più valide, e quindi comunque o da rivedere o da rifare, per cui gli elicotteri della forestale non si sarebbero, parlo sempre al condizionale, alzati in volo, e chiaramente quelli erano preposti per la regione. Noi abbiamo sì i Canadair o gli elicotteri della protezione civile, ma quelli sono un numero limitato e fanno e devono far fronte a tutto il territorio nazionale. Quindi al momento che i piromani o i delinquenti, i criminali, e dice: ma tu fai il criminologo, perché parli di queste cose? Perché? Perché qui più criminali di qui non ci stanno, perché oltre che a far rischiare la vita delle persone, degli animali, eccetera, deturpano l'ambiente, perché rifar crescere i danni ambientali sono davvero notevoli, per scindere i fumi che vanno in aria, eccetera, ma boschi di alto fusto, macchia mediterranea e quant'altro noi abbiamo, non è che si rifà in un mese o in un anno, insomma. Remo, è interessantissimo questo discorso. Tra poco voglio chiederti, intanto ci pensiamo, quali sono le sanzioni per chi viene trovato a a giocare con il fuoco dove non dovrebbe. Pronto alla risposta. Pronto alla risposta. Allora, siccome parliamo di fuoco, chi meglio di Dors ha parlato del fuoco? Light my fire. Il pezzo più adatto. Allora, intanto io faccio comunicazione sui social. Io lo dico adesso qui che ci sentono in rete, però magari che poi mi dimentico, Maria Letizia lo ridice. Potete chiamare, sì, intervenire, perché io l'ho detto anche nell'annuncio che avevo fatto, perché insomma se c'è qualche dubbio, se c'è qualche curiosità o comunque qualsiasi cosa, se si apre un dibattito a me fa piacere. 0766 31748 è il numero di Radio Blue Point, ok? Perché adesso c'è proprio un articolo del codice, vero Remo? Thank you.
sai che è il compleanno di Bruno Martini, caro Remo? Lo so, io già gli ho mandato. E ha messo la foto di un regalo che ha scartato. È stato messo lì da tempo, ma lui non lo sapeva. Hai capito? Perché a me piace fare le sorprese. Ok, la tagliamo, perché è bellissima. Bellissima. Dogs. Proprio così, è musica ipnotica, musica psichedelica, e loro insomma ne sapevano qualcosa in fatto di psichedelia, in fatto di uscire un po' fuori dalle regole, anche con mezzucci non troppo leciti, però ai Doors si perdonava questo ed altro. Poi però abbiamo visto quali conseguenze ci sono state per il loro cantante. Allora Remo, Light My Fire, allora quando... rifacciamo un attimo il punto della situazione. Chi viene sorpreso ad accendere un focolaio? Che cosa rischia? Allora, intanto io vorrei dire, vabbè, intanto lo prevede il codice penale, abbiamo l'articolo 420, ecco, c'è una legge apposita. Del codice penale, c'è una legge apposita. Io la leggo. Allora, chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Quindi insomma non è cosa da voi, parliamo di reclusione. Oh, e soprattutto vediamo un po' con la reclusione, però allora disposizione, detta disposizione si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se del fatto ne deriva pericolo per il comitato pubblico. Cioè che, ecco. Che significa? Questo reato, perché è un reato, quindi un reato grave e c'è una sanzione abbastanza pesante. Non è che dice io se incendio le stoppie di casa mia, poi succede un incendio che dilaga chissà dove, incendia tutti i boschi, dice ma io ho incendiato, no, cosa propria è mia, però io ho creato pericolo, l'incendio si è steso, quindi vale lo stesso reato, quindi bisogna fare attenzione. Poi in relazione a questo c'è da dire che comunque le norme prevedono che i terreni che sono stati soggetti a incendi che li hanno devastati non sono edificabili per 10 anni, quindi la legge impone una sorta. E questa è un po' una prevenzione contro quegli incendi, no? Che venivano fatti anni fa, che so, in Costa Smeralda. Anche qui però c'è una terreni. C'è una certa difficoltà, perché poi va fatto proprio il catasto degli incendi, quindi, perché sennò poi se non risulta la cosa, praticamente tutto va in fumo come in un incendio. E poi vediamo un attimino, stringiamo invece sulla quello che accade. Allora noi abbiamo come genere, credo un po' in tutte le città, e adesso noi siamo a Civitavecchia, parlo di Civitavecchia, ogni anno con l'avvento, l'approssimarsi della stagione estiva, le amministrazioni che si sono succedute, come anche quella attuale, emette una specifica ordinanza. Allora, fermo, e quindi parliamo dello sfalcio, della pulizia dei terreni, sfalcio, pulizia dei terreni dalle erbe incolte, dalle erbe alte, dalle vegetazioni. Allora, al di fuori di questo periodo, cioè periodo estivo, quando esce l'ordinanza, che è ritenuto un periodo ad alto rischio, comunque se uno non mantiene puliti i giardini, eccetera, eccetera, abbiamo 50 euro di sanzione che è prevista dal regolamento di pulizia urbana. Quando entra in vigore, adesso ce l'abbiamo bella in vigore,
questa ordinanza, la sanzione è un pochettino più pesante, ritengo pure che sia giusto questo, e l'altro ne sono state combinate parecchie dopo l'incendio di San Liborio, e parte da 2000 euro. Quindi, se non si tiene il giardino ordinato o il proprio campo, parliamo di sfalcio delle vegetazioni. Cioè, i giardini proprio, ovviamente si tengono in certo, ordine, certo. Forse per chi ha un pezzo di terra, un orto, un pezzo di terra, un orticello, quindi anche il giardino va tenuto, perché poi anche nel giardino subentrano altre norme. Io posso avere anche una corte condominiale, un giardino dove dentro comunque sì, non c'è l'erba, però c'è a livello igienico-sanitario altri problemi, o mi girano i sorci dentro, è chiaro che lì subito... Oppure faccio un barbecue un po' troppo azzardato in giardino, dei problemi, però sì, rimaniamo nel campo di... Rimaniamo, se no divaghiamo un po' troppo. Quindi c'è questa ordinanza e io approfitto del microfono perché... io, come sapete, vengo in veste di criminologo, comunque appartengo alla Polizia Locale di Civitavecchia, pertanto io mi sento, e sicuramente il comandante avrà piacere, che di invitare, noi stiamo facendo dei controlli, a provvedere per tempo, per chi non l'ha già fatto, non l'avesse già fatto, a sfalciare queste erbe, perché poi insomma, oltre a rischiare di fare succedere qualche catastrofe e quindi rischiare anche sanzioni a livello penale, comunque sia, se poi vengono fatti i controlli come stiamo facendo, io credo che prendere 2000 euro di sanzione a fronte magari di o di pagare qualcuno o di farlo da solo, di qualche sicuramente qualche soldino in meno per far pulire il pezzettino di terra, credo che sia la soluzione migliore, ecco. Quindi io vorrei perché guardate che molto spesso, ecco, a parte le questioni delinquenziali di cui abbiamo parlato prima, criminali, di mafie, che ci sono interessi particolari, poi naturalmente in tanti casi gli incendi nascono anche perché magari in quel giardino non è stato pulito, come diceva Maria Letizia, qualcuno accende il barbecue troppo azzardato, parte la scintilla, abbiamo il vento, ecco. Però torniamo sempre al discorso, io vorrei un'altra volta poi ricomporci, come sì, per dirci, perché ricomponiamoci, perché quando poi lì è la casualità è uno, ma quando io mi trovo incendi che contemporaneamente mi partono da molte parti, è evidente che non c'è la casualità, ma c'è il dolo, e quindi il dolo per quanto riguarda il nostro codice penale è un aggravante, non abbiamo attenuanti, aggravanti, quindi il caso fortuito può essere considerato un attenuante se uno riesce a giustificarlo, ma se io faccio una cosa del genere diventa comunque sicuramente un fatto doloso. Remo, siamo in conclusione perché sono le 18.55, alle 19 abbiamo il notiziario. Vogliamo accennare a quella cosa che mi dicevi prima, l'uso dei droni per il controllo del territorio, che ancora non è allora, io vorrei dire... di utilizzo. Sì, forse vero? In qualche caso vengono utilizzati, ma non so poi fino a che punto. Allora, due cose sono importanti, vorrei accennare all'uso dei droni, e va bene, e quindi soprattutto alla prevenzione, e poi che cosa fare in caso noi ci troviamo coinvolti in un incendio, a secondo dei casi. Allora, intanto, come io ho sempre sostenuto, è per il terrorismo, è per il controllo di città, è per tutto quello che vogliamo, e soprattutto per gli incendi dove noi abbiamo boschi impenetrabili e magari vediamo un fumo da lontano e prima che arriva la canadera eccetera, è chiaro che se io ho un drone che mi gira eccetera, io posso sempre collegato a una centrale di interforza operativa oppure prettamente collegato a una centrale di vigile del fuoco o adesso della forestale che è accorpata ai carabinieri, io non voglio dire niente a nessuno, insomma le scelte sono a livello diciamo che può statale. Essere un aiuto in ma caso di mancanza di risorse umane, è un aiuto per tante cose che riguardano questo, quindi prevenzioni, criminalità eccetera eccetera. Naturalmente la prevenzione, come ho accennato prima, va fatta prima che viene l'estate, quindi utilizzando operai appositi, pulendo tutti i posti sotto bosco eccetera eccetera. Certo, non è facile perché l'Italia è abbastanza, se non vado errando, a tre terzi, è ricoperta da tre terzi di vegetazione, quella che resta, ma insomma
Oh, e poi concludendo, perché Maria Letizia mi ha messo fretta, no, perché c'è il notiziario, io vorrei dire pure qualche piccola cosa. Certo, non sono un esperto, magari il Vigile del Fuoco potrebbe dare consigli migliori, ma quelli più elementari, ecco. se noi ci troviamo coinvolti in un incendio, allora se è un piccolo incendio che cosa dobbiamo fare? Se sono due sterpaglie, se noi riusciamo a prendere una frasca e magari a batterci sopra e riuscire a spegnerla, abbiamo quindi fatto soffocare l'incendio privandolo dell'ossigeno, esatto, una coperta, una frasca, un panno umido, okay. Una persona che dovesse avere che gli prende fuoco un abito, un qualche cosa, è chiaramente la stessa cosa, o con un abito soffocarlo, addirittura rotolarla per terra, rotolarsi per terra, l'acqua, eccetera. Altra cosa importante: il fuoco fa il fumo, quindi io intanto il fuoco io devo cercare di mettermi così in salvataggio alla parte opposta dove tira il vento e possibilmente magari dove è già bruciato, perché dove è già bruciato è chiaro che lì, certo, il fuoco già c'è passato e quindi c'è rimasta cenere, farà caldo ma c'è cenere. Pazienza. Utilizzare qualche straccio, fazzoletto eccetera imbevuto d'acqua che uno si mette davanti al viso per respirare, perché sennò c'è l'intossicazione o il soffocamento da fumo. E un'altra cosa che io mi sento di consigliare, qualora, e quindi comunque scappare, dare l'allarme eccetto, al 1515, Vigile del Fuoco e tutte le... l'altra cosa che io mi sento di consigliare, qualora un'abitazione venisse circondata dal fuoco e quindi io non ho vie di fuga perché sto in campagna eccetera eccetera, non ci sono assolutamente vie di fuga, beh, è chiaro che nell'allertare chi devo allertare dovrò cercare di tamponare, chiudere finestre, chiudere e porte, tutto, chiudere cercare di non far entrare porte, addirittura cercando di tamponarle con stracci bagnati e quindi utilizzando chiudere il gas e tutte queste cose, però tamponare, perché se noi c'entra il fumo dentro casa, io dico facciamo la fine del socio. Scusate, detto la Cina Chiese, perché tanto Radio Blu Panto viene ascoltata più o meno nell'Italia centrale, quindi sorcio lo capisco. Allora, il dialetto sorcio, vabbè, diciamo la fine del topo, lo diciamo, oppure del ratto, per meglio dire in italiano. Va bene. Va bene. Okay. E quindi ecco, questi sono gli accorgimenti minimi di uno che non è esperto nella materia, ma sono i più elementari e comunque quelli che noi. Basta guardare un piccolo manuale o su internet, possiamo vedere quali sono le cose proprio basilari per cercare di mettersi in salvo da fuoco, fiamme e fumo. Bene Remo, sei stato... ti ho preso proprio per il collo alla fine. No, assolutamente, assolutamente. Sei stato davvero sintetico, però indicazioni dirette, certe, su come comportarsi. Perché alla fine sono le direttive che devono aiutare gli ascoltatori, la nostra è una trasmissione di servizio e quindi è importante dare questi consigli utili. Remo, siamo in conclusione, io ti ringrazio tantissimo, è stato interessante come sempre. Invitiamo i nostri amici a scriverci sulla mail di Radio Blu Point, radiobluepoint1978@gmail.com, oppure direttamente allora, al dottor Fontana nella sua pagina Facebook. Allora, sì, pagina Facebook Sicurezza, Giustizia e Legalità, Messenger, contattatemi come fate sempre. Io ringrazio Maria Letizia, ringrazio voi della pazienza e sappiate sempre che, guardate, io sto vivendo un periodo un po' particolare perché, come tanti sapranno, ho avuto la perdita di mia madre e ho saltato una trasmissione l'altra settimana, oggi ho voluto, ma non devi nemmeno scusarti, Remo, ho voluto esserci perché la forza di andare avanti, quasi un momento stavo gettando la spugna, poi invece la forza la trovo in voi, la forza la trovo nel fatto di sentirmi, almeno per dire un pizzichino, utile alla collettività, ecco, in tutte le cose che io sto cercando di trattare. Quindi vi ringrazio, vi saluto, vi aspetto, scrivetemi, fate tutto quello che volete, io sono qua e siamo qua. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti, il GR arriva. Operi bus e metro, traffico in tilt a Roma. Istat spesa delle famiglie. Grazie Salma, resta sotto i livelli del 2000.